Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi non sono impazzito, ma vi porto Euphoria, non so come si pronunci, 2 The Saga, semplicemente per una questione affettiva, nel senso che Euphoria, o Euphoria, insomma come lo volete pronunciare, era un gioco uscito, da quanto ricordo, per il primo Nintendo, non il Super Nintendo ma il Nintendo. E io ci sono legato perché una sera, quando ero piccolo, eravamo stati a casa di amici e il figlio di questi amici di famiglia avevano questo gioco. E mi ricordo che stati veramente male perché io non avevo il Nintendo, avevo altro, insomma giocavo con altro, e mi piacque molto questo gioco dove interpretavamo degli omini che praticamente erano reclutabili e li potevamo scambiare uno con l'altro e ognuno sapeva fare una cosa diversa, cioè quello che poteva nuotare, quello che poteva usare i carrelli della miniera e così via. E quando ho visto la possibilità di riscuotere questo gioco, questo è una sorta di remake, un Euphoria 2 in feltro, completamente in feltro, è giocabile con il pad, non ho resistito, l'ho richiesto. Questo è il gioco, è notevolmente diverso perché è stato rifatto a mano e le mappe di gioco cambiano in base a quello che noi andiamo a, cioè cambiano in base al login che facciamo, nel senso che oggi smettiamo di giocare e giochiamo domani, le mappe, anche quelle già esplorate, dovrebbero in teoria cambiare e abbiamo la possibilità di scambiare 2 di questi. Non ho ancora capito la reale differenza tra i 2 perché alla fine adesso qua ci sono diverse cose, c'è anche il terzo in realtà che però chiede il tè, ma il tè io non ce l'ho ancora, quindi devo andare a riscattarlo, devo recuperare degli oggetti. Quindi noi possiamo andare a viaggiare con questa grafica rifatta, che onestamente è totalmente diversa, cioè non c'entra nulla, questa è la mia critica, con il gioco normale. Vedete, poi ci sono gli amici che portate con voi che possono saltare più lontano e lo fate. E lo potete fare. Può essere un gioco adatto, vedete, questo fa tranquillamente, ma se io scambiassi con lui, lui non va molto bene e quindi lui può notare. È pieno di segreti, pieno di mondi nascosti, insomma, di, e poi hanno questo tipo di attacco che praticamente, vedete, prima stordiamo e poi attacchiamo. La cosa bella è che i boss in genere, questa palla di feltro che noi lanciamo, può essere utilizzata anche dai nemici, quindi la prendono e se noi la perdiamo dobbiamo aspettare qualche secondo in attesa che la rigenerino, venga rigenerata, cioè. Invece se saltiamo con la pressione verso il basso, vedete che mi ha fatto male adesso, io prendo la mia, eccolo lì, ok, cioè adesso e può essere un gioco adatto se siete dei nostalgici come me o se avete comunque bambini e volete farli giocare con un gioco d'altri tempi, rivisto diciamo in chiave moderna. Non costa poco, senz'altro, perché costa 24 euro, quindi non è assolutamente poco, per quanto questi materiali siano bellissimi. Devo andare a prendere quella lattina lì, ma eccola, ok, colleziona più lattine, perfetto. E se non è abbastanza lattina, ok, praticamente vedete adesso ho sbloccato questo. Ok, ho preso la lattina e la lattina era lo scopo, per quanto poi abbiamo bisogno anche di cuori per curarci, perché se moriamo abbiamo un tot numero di volte in cui possiamo rinascere, dopodiché è game over. Allora, vedete, c'è anche il negozio. Lui voleva il tè. Questo fa recuperare un cuore. E non è ancora disponibile neanche questo. 3 cuori. Boh, recuperiamo un cuore, ma. Vedete che in basso a sinistra abbiamo il cuore. Dovremmo avere anche il terzo adesso. E poi possiamo acquistare anche il numero massimo di cuori. Insomma, aumentare il numero massimo. Investiga. Ci sono cose nuove perché i livelli cambiano ogni volta ed è questo il bello. Qua possiamo investigare, ma non possiamo. Magari lui può fare qualcosa? No. E sono tutte cose che si sbloccano andando avanti col gioco, perché si sbloccano continuamente nuove cose che possiamo fare. Ad esempio lui ci riporta a casa. Quindi da dove siamo partiti lui ci lega una corda, diciamo, lui vola e
Vedete, adesso io posso, non posso, perché non può andare sott'acqua, quindi bisogna trovare il modo per andare di là. Questo è un nuovo mondo di qua, foresta oscura, ma io voglio capire, perché ci possiamo muovere tra un mondo e l'altro, ma non capisco il motivo per cui non mi torna indietro, ma va bene. Intanto prendiamo i soldi che ci servono comunque per la macchinetta. Ma ci tengo a precisare che non sono impazzito, appunto, è un motivo di nostalgia per me questo gioco, perché comunque io in tempi giocavo con il Commodore e quando vidi questo gioco pensai, cavoli, non c'è niente di simile per il Commodore, e la cosa mi dispiaceva. Un sacco di soldi che saltano in giro, li andiamo a prendere. Ed era, e secondo me, rispetto allo stile grafico di adesso, quello vecchio resta comunque più affascinante, sebbene più brutto da vedere. Però insomma, direi che possiamo dire di aver chiuso il cerchio della mia infanzia, perché già ho provato il remake, la remaster, insomma come si chiama, di Alex Kidd, che fu uno dei giochi che mi avevano preso tanto da piccolo. Io voglio capire qui come cacchio si fa. Vedete che ho perso la... Ok, adesso sì. Voglio andare sotto lì, ma non me lo lancia giù. Ah, dovrò forse prendere la mira da qui, magari. Sì, infatti. Il problema è che non si va comunque sotto. Cioè, non abbiamo qualcuno che è in grado di avere una super mossa che va lì sotto, quindi tanto vale. A meno che non colpiamo questa cosa al volo, magari. No, evidente no. No, perché c'è un accesso anche dall'altra parte, ma... No, forse no. Perché poi ci sono anche dei mondi sotterranei, quindi però non abbiamo accesso adesso. Vabbè, continuiamo. Tanto, cavolo, abbiamo un cuore solo. Meglio andare a comprare questo. Poi è comparso qui. Ho appena trovato qualcosa, potrebbe essere utile. Sì, ma dove? Vabbè. Qua è la foresta oscura, questo investiga, non posso ancora usarlo, quindi qua è tutta una cosa in costruzione, qua c'era una boss fight e qua è chiuso, e qua non si va avanti, vedete, lanciano delle palline diverse in base al personaggio che abbiamo, ma al momento questo è. E no, non... vabbè, intanto vediamo se siamo fortunati. Parla, come butta, fatti dare un passaggio fino a casa, ok, ci facciamo dare un passaggio, dovrebbe darci anche qualche moneta quando viaggiamo per... Tornare indietro perché si aprono dei forzieri vicino a noi. Sì, ricorda anche un po' Pingu come omini, eh. Ok, siamo tornati a casa. Adesso vediamo se abbiamo... Lui dice non ho altro da dirti finché non avrò il mio tè verde. Ho la bussola... Ah, bellissimo questo. Allora, borsa cuori, potrebbe lasciare un cuore, no. Questo è insegnerebbe a usare l'attacco ghigliottina in cambio di un cuore, può attaccare qualsiasi cosa paia, non mi va. Perché sono due personaggi al momento, quello che fa uno non fa l'altro, come vi ho già detto. La bussola. Prendiamo questa. Ma io voglio capire perché non c'è ancora il tè. Tè verde. Un nuovo amico visiterebbe. Raccogli più lattine uzzo. Sì, ma vorrei capire dove sono le lattine. Ah, ok. Cos'è lì? È una bussola? Questa bussola è super. O-chan è invece quello lì rosso. L'ho già usata per segnare. Ok, va bene. Allora, ci mancano lattine. Dobbiamo andare a prendere lattine. Quindi, niente di meglio che andare alla mappa e vedere dove sono le lattine. Ma dove sono? Non me lo dice.
lattine, ah ok, 0 su 4, 0 su 5, 2 su 10. Ok, no, voglio andare dall'altra parte perché voglio provare a tornare qua nelle mappe sottoterra, nel ghiaccio, perché lì sopra c'è comunque una strada che passa lì in alto, ma non ho ancora un salto abbastanza ampio da andarci. Qua c'è un buco, vediamo se... no. Tengo sempre pronto questo, che se sa mai questo poi... eccola lì. Però come faccio ad andare su? Forse posso far così? No. No. Questo. Capito subito. Tu. E poi mi fai andare di là. Ok, presa la lattina. Molto bene. Però non so quante lattine mi mancano ancora per poter fare... adesso appena trovo... infatti... vabbè, dai, andiamo avanti. E se poi andate a vedere la pagina Steam del gioco, potete vedere che c'è anche quello di cui vi parlavo, cioè la possibilità poi nelle miniere di andare a... andare a prendere il carrello delle miniere, della miniera, insomma, e scendere. Qui non si sa ancora che cosa è. Qua c'era una boss fight, anche qui. E qua sotto si va nella mappa segreta del ghiacciaio, che è diversa dall'altra volta. Quindi... eccola lì una lattina. Però... maledetto. Ok. No, da qui si sale. Però non riesco ad andarci. No. Non si può. Grazie, grazie. Però quelle lì sono perse. Cioè non c'è molto da fare. Non posso arrampicarmi. Mi dà 17. C'era un. Partono anche questi eventi. Che se li completiamo in tempo ci danno delle monete. Però prendere 3 stelline probabilmente non ce la facciamo. Anche perché non so dove siano. Ok. Di qua non si passa. Anche lì, cazzarola. Non ce la faccio. Ma qua c'è qualcosa, comunque continuano a dirmi su sto affare qua. Vedete che c'è tipo il simbolo del rimbalzo, ma non... boh. Questo qui, in teoria, dovrebbe portarmi su. O invece mi fa male. Lascia che ti offra... il mio aiuto. Ah, così? Stai malissimo, questo può aiutare. Ok, si è curato, ma non sappiamo minimamente come fare a gestirci sto tizio. Vabbè, niente, andiamo. Perché tra l'altro questo cammina anche più piano e non mi sono ancora chiarito che cosa fa, la sua utilità, qual è. Qua abbiamo un'altra macchinetta. Recuperate cuori, recuperiamo poi un cuore. Poi si resettano ogni sessione le monete perché ne avevamo accumulato un botto. Qua non si può ancora usare, magari andiamo a sbloccare anche una mappa nuova, non lo so. Vabbè, no, si torna a casa. Come butta, portami a casa. Perché poi c'è quel personaggio lì. Poi se guardate anche sulla pagina Steam, come vi dicevo, ci sono c'è anche una panoramica con i vari personaggi che poi potremo controllare e di cui potremo shiftare uno all'altro. Che io penso ai tempi fosse una grande innovazione questa cosa di cambiare i personaggi in base a cosa dovevamo fare. Io mi ricordo che ero proprio meravigliato vedere giocare questo mio amico con il NES, con questo gioco.
Comunque, il tè non ce l'abbiamo ancora. Gelatina di riso. Gelatina di riso, sputamonete, no. Un cuore, no, questo è conquista le pozioni, sì, conquista le grotte Popo Itto e quali più latine Uzzo. Ma io voglio capire questo qui, mi mancano catapunti latine, ok, mi mancano ancora 7 latine. Perché comunque per... Ah, puoi convertire usando il pulsante giù, lo compro subito. Oh, finalmente. Ok, vediamo cosa dice. Sì. Ok. Questo cambia tutto. Ok, abbiamo imparato una mossa nuova che non so se possano fare entrambi. Praticamente io posso abbassarmi e andare, ma se lo faccio... Ah, lui lo fa opposto, ok. Cioè, ecco, io spero voi abbiate avuto la pazienza di vedere il video comunque fino a questo punto, perché la tentazione potrebbe essere stata appunto quella, magari giustificata per alcuni aspetti, di mollare tutto dopo i primi 30 secondi di video, dire Indy è impazzito e fa sta roba qui. In realtà c'è un motivo affettivo, ma il gioco non è assolutamente male. Eccolo qui, però adesso non c'è più la lattina sotto. Riesco più a smettere adesso che sto pian piano scoprendo tutte le varie cose. Il gioco non mi dispiace proprio per niente. Ho appena trovato qualcosa. Potrebbe essere utile, sì, vabbè. E qua c'è la lava, non sappiamo ancora come volare. Quindi cerchiamo di andare giù. Torniamo dove eravamo prima, sperando di trovare qualche bel passaggino. Vedete che è diverso da prima? C'è una lattina lì. Ah, mannaggia. No, no, no. Devo aspettare un attimo che mi torni, mi risponi la munizione, credo. No. Questo ha dei seri problemi di movimento. Ok. Questo invece è un pochino più agile. Sta attento a non perdere. Ah, sì, beh, ma lo possiamo andare a prendere easy, easy. Lattina presa. Soldi, tanti soldi, che poi sono ripartiti da zero. Oddio, no, abbiamo comprato, sì, la capacità di... però questa non la possiamo ancora comunque prendere. Ma mi sembra uguale a prima. Mi sa che la mappa si resetta quando usciamo dal gioco e rientriamo. Perché è una delle features... neanche qua, niente, ci attacchiamo beatamente perché... Ok, tanti soldi, soldi che sembrano biscotti. No, Ok. È ora di far vedere a tutti cosa so fare. No, però a me sembra diverso comunque. No. No, la lattina, avevamo la lattina. No, ma ripartiamo da qua. Ma che cacchio. Ma scusami. Ok. Lattina. Lattina, lattina, lattina. Giù. Siamo quasi arrivati, dai. Ma il negozio? Perché sono tutti negozi diversi e ognuno dà una cosa diversa. Questo è ancora... Oh, cosa abbiamo qui? Ho appena trovato qualcosa. Adesso io lo prendo. E ho appena trovato qualcosa. Cosa vuol dire? Che tu puoi fare qualcosa. Ah, sì? No. Vabbè, dai, portaci a casa. Non credo bastino ancora queste lattine per prendere il nuovo personaggio, però
È stimolante comunque il fatto di sbloccare anche solo una mossa nuova e avere accesso a nuove zone della mappa. Allora, pronto? No, arrivo. Vabbè, intanto abbiamo preso lattine, quindi credo non bastino ancora. E invece sì, quindi prendiamo il... Ok, quindi a questo punto lui diventa dei nostri. È stato infuso lentamente a bassa temperatura, creando una dolcezza. Parlano troppo comunque. Ok, lieto che ti piaccia e diventerà dei nostri amici. E ora, come promesso, vi accompagnerò. Affidabile quando bevi il tuo tè. Andiamo. Ok, cosa fa? Lui vola? Probabilmente. Guarda la nuvola accanto al tuo letto. Infatti. Adesso ci si apre un nuovo mondo. Quella è la tua letto, un po' più a sinistra. Ah, già, che sciocco. Ok, possiamo andare lì con te? Il mio corpo leggero posso... Ok, questo già fa... è già un bel cambiamento, perché un sacco di cose che abbiamo visto possiamo andare a prenderle, quindi già questo cambia. Quindi? Ah, continua... Ok, possiamo andare avanti e indietro con i dorsali del pad. Quindi noi con questo, tecnicamente, bellissimo, questo cambia tutto. Cambia veramente tutto. Poi probabilmente attacca esattamente come gli altri. Poi adesso abbiamo sbagliato e quindi... Però insomma, adesso sono tre personaggi. Non so quanti siano in totale. Però il gioco è figo, seppur con una grafica nuova che non so perché l'abbiano fatta così, ma in feltro, ma... carina, comunque. Il costo non è bassissimo, a dire la verità, però se siete appassionati, insomma, vi è piaciuto, se avete magari figli con cui giocare, bambini, nipoti, insomma, o volete giocarci voi stessi, questo può essere un bel titolo. UFO Warrior 2, The Saga. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti, mi raccomando, e alla prossima. Ciao ciao!